Salve a tutti ragazzi, io sono Lorenzo per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e oggi siamo qua con la recensione del fenomeno del Bayern Monaco e della nazionale tedesca Thomas Müller nella sua versione TOTS. Innanzitutto voglio ringraziare Valentino Principe che ci ha gentilmente prestato questo giocatore. Ma passiamo subito a vedere come si presenta la carta. Müller ha un overall di 94 che è più 8 rispetto alla sua versione non in form e come ruolo AT. Dando una rapida occhiata alle statistiche, senza annoiarvi troppo con i numeri, vediamo che Müller ha 85 di velocità, 94 di tiro, con 99 di posizionamento e 99 di finalizzazione, 90 di dribbling, 92 di passaggio, 54 di difesa e 85 di fisico. In più ha 3 stelle skill e 4 piede debole. Voglio subito dire che è un giocatore fenomenale, ha delle statistiche mostruose e soprattutto può giocare in ogni zona del campo. Infatti, così come la sua controparte reale, Müller è fortissimo ovunque lo schieriamo, da centrocampista centrale, da trequartista, da attaccante con attacca 1 a 2 o da falso 9. Io l'ho provato un po' in tutte le posizioni e mi è piaciuto un po' ovunque. Forse come centrocampista centrale si perdono alcune delle sue doti, come il tiro e gli inserimenti. Però ha comunque alto di work rates e 99 di stamina. E quindi anche in quella zona del campo tende a rincorrere gli avversari e a recuperare molti palloni. Secondo me però è comunque meglio Vidal in quella zona del campo con Müller un po' più avanzato. E parliamo quindi di Müller schierato in posizioni più offensive. Personalmente mi sono trovato meglio ad utilizzarlo come falso 9 in un 4-3-3-5, perché in questo modo parte più lontano dalla porta ed è possibile sfruttare al meglio i suoi inserimenti centrali qualora l'avversario commetta l'errore di uscire con il centrale difensivo. Se però il nostro avversario non muove il difensore, possiamo sempre servire Müller con un passaggio sui piedi e sfruttare le sue eccellenti doti balistiche. Müller ha infatti un tiro eccezionale, sia da dentro che da fuori area. Prende quasi sempre la porta e con lui mi risultava particolarmente facile andare a togliere le ragnatele dal 7, sia di potenza che di precisione, sia di interno che di esterno. Stesso discorso fatto per il falso 9, vale se lo schieri come attaccante centrale da solo. Con la differenza che in questo caso gioca più vicino alla porta e ha meno spazi per gli inserimenti, però si riesce a tirare in porta più spesso, soprattutto dal limite. Il discorso cambia leggermente se lo schieriamo come trequartista in un 4-3-3. Io l'ho provato alle spalle di Lewandowski e in questo modo si vanno a sfruttare le straordinarie abilità del passaggio di Müller, che spesso riesce a trovare l'attaccante con passaggi millimetrici. Unica pecca di questo modulo è che avremo meno possibilità di tirare da fuori, dato che se noi avanziamo con Müller, l'attaccante tenderà ad entrare in area e i difensori avversari a seguirlo, col risultato che troveremo l'area avversaria molto affollata con buone probabilità che il tiro venga respinto o rimpallato. Quindi il consiglio che posso darvi su come schierare Müller è, prima di tutto, nel modulo che più vi piace, ovviamente, e se con un modulo vi trovate bene, bene rimanere su quello. Comunque, secondo me, il modulo migliore in cui usarlo è il falso 9, oppure in un 4-3-3 schierato come attaccante. Secondo me vale la pena metterlo come COC solo se avete un attaccante molto molto forte, come Lewandowski o Aubameyang Tots, e altrimenti non vale la pena sacrificare un giocatore come Müller per tenere davanti attaccanti un po' più scarsi. Nell'insieme è un giocatore che mi è piaciuto veramente tanto, soprattutto per la sua duttilità che gli permette appunto di giocare in ogni zona del campo e anche a partita in corso si può cambiare ruolo per cercare appunto di cambiare gli esiti della partita. Dunque, ricapitolando i pro e i contro di questo giocatore, troviamo tra i pro il tiro, il passaggio e il dribbling. Mentre tra i contro ho avuto molte difficoltà a trovarne, e l'unico può essere che gli manca un po' la fase difensiva se lo schieriamo come centrocampista centrale. Ma come ho detto prima, non è il miglior ruolo dove schierarlo, quindi non è un vero e proprio contro. Il voto che ho dato a questo fantastico giocatore è 9,5. Detto questo, vi saluto e ci sentiamo alla prossima recensione. Ciao!